Bene, mistertelefono.net, oggi Vodafone ha presentato Vodafone Calcio, andiamo a vedere di che si tratta e come funziona. Vodafone Calcio, prima di tutto, è un programma multipiattaforma, gira su Vodafone 360, il telefono che stiamo usando in questo momento, gira su iPhone e ve lo faremo vedere, gira su iPod Touch ovviamente, su Android e su tutti i cellulari come sito mobile tipo Vodafone Live, quindi anche su Symbian serie 60. Vediamo cos'è e di cosa si tratta. Ovviamente, come dice la parola stessa, è un programma che ci consente di rimanere sempre collegati e sempre aggiornati sulle news, sui risultati, ma soprattutto ha anche una parte live, quindi ogni settimana Vodafone seguirà live 5 partite, compresi posticipi e anticipi, con una cronaca in tempo reale testuale libera a tutti, quindi anche ai clienti non Vodafone, mentre con i video e gli approfondimenti solamente dedicati ai clienti Vodafone. Come vedete qui sotto abbiamo la parte dedicata alle news, alla squadra preferita, alle informazioni temporali, in questo caso non ci sono partite in corso, quindi le informazioni non sono disponibili, e ovviamente, visto che stiamo usando una SIM Vodafone, in questo caso ai video. Proviamo ad aprire un video, vediamo come funziona. Ripeto, stiamo provando in questo caso la versione 360, poi andremo a vedere come funziona anche la versione iPhone. Come vedete, quando clicchiamo su un video venite reindirizzati su una pagina web del contenuto, e la pagina web ci dice se vogliamo scaricare o meno il video. Il telefono esegue il download, dopodiché si potrà visualizzare direttamente dal lettore video del telefono, quindi non in streaming, ma il video rimane residente sul telefono in modo da poterlo vedere più e più volte. Nel frattempo che qui fa il download, andiamo su iPhone. Noi non abbiamo nessuna SIM, quindi per dimostrarvi che il programma, usciamo e rientriamo per vedere anche la velocità del programma, il programma funziona anche per i non clienti Vodafone, e funziona solamente, appunto, come dicevamo prima, nella parte news, nella parte mia squadra, che non è nient'altro che un aggregatore di news per la propria squadra, e nella funzionalità tempo reale. Ovviamente in questo momento non è disponibile nessuna diretta. Per quanto riguarda i risultati, su iPhone sono strutturati in maniera diversa e secondo me anche in maniera peggiore. Infatti, come vedete, ci sono le giornate di andata e di ritorno senza data, quindi andare a sapere qual è la domenica se non si è dentro nel mondo del calcio diventa un pochino complicato. Comunque, come vedete, classifiche aggiornate e risultati per le varie serie. Possiamo entrare nello specifico, funziona benissimo il programma, non ha nessun tipo di impuntamento o di problematica. Ovviamente è presente la serie A, la serie B e le serie internazionali. Vodafone ci ha promesso che farà qualcosa per i mondiali, più difficile sarà inserire la Champions League per ora, per il fatto che ci sono problemi a livello di diritti. Se vogliamo anche qua andare a visualizzare dei video, dei contenuti più approfonditi, dobbiamo fare un abbonamento da 2 euro a settimana oltre l'abbonamento dati. Ma torniamo sul nostro H1 per vedere se il video è stato scaricato. Purtroppo per errore ho schiacciato su cancella e quindi ci tocca riscaricare il video, scusatemi. Ecco che abbiamo riscaricato il video e andiamo a vedere come si vede e la qualità del girato. Come vedete, la qualità è molto buona e ha il taglio prettamente giornalistico. Torniamo indietro, torniamo all'applicazione Vodafone Calcio per dirvi che anche qui il prezzo per usufruire di questo servizio è di 2 euro alla settimana. Quindi, ricapitolando, il servizio disponibile per tutti è un servizio più testuale di news e di commenti live ai vari match che vengono
seguiti durante il fine settimana. Mentre per quanto riguarda la parte video, bisogna attivare un abbonamento, ripetiamo, da 2 euro a settimana. Attenzione che dovete avere attiva anche una flat dati, perché il traffico dati non è compreso. Per telefonia.net, Andrea Galeazzi.